Droga per l'addio al celibato. Finisce con un nulla di fatto il procedimento a carico di due dei tre giovani di Itri indagati per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Infatti, il Tribunale del Riesame non si è pronunciato nel termine di 10 giorni, circostanza che ha determinato la perdita d'efficacia della misura cautelare e la conseguente liberazione. Ricordiamo che i due erano stati arrestati insieme a un'altra persona, finita agli obblighi di dimora, perché trovati in possesso di diverse dosi di droga occultate nella vettura controllata dai carabinieri. Nel corso degli interrogatori di convalida, alcuni degli indagati avevano sostenuto che lo stupefacente fosse destinato allo sballo in occasione di un addio al celibato. È iniziata, purtroppo, la stagione dei roghi. A inaugurarla, un pericoloso incendio che ha interessato il versante collinare lungo l'Appia tra Monte San Biagio e Terracina. Le fiamme, alimentate dal vento, si sono estese per diversi metri, giungendo a lambire pericolosamente un distributore di benzina. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco, che hanno domato l'incendio, grazie anche all'aiuto di privati che, muniti di un'autopompa, hanno contenuto il rogo. Elezioni amministrative 2018. Domenica 10 giugno si vota anche in 7 comuni della provincia pontina, tra cui l'Enola e Campodimele. I seggi saranno aperti nella sola giornata di domenica 10 giugno e si potrà votare dalle 7 alle 23. Gli elettori, per poter votare, dovranno presentarsi al loro seggio di appartenenza muniti di un documento di riconoscimento valido della tessera elettorale personale a carattere permanente. Sabato 9 giugno alle ore 17.30 presso la sala conferenze del Castello Caetani si terrà il convegno Le cure prenatali, la scienza che abbraccia la vita. L'evento, organizzato dal Centro d'Aiuto alla Vita Santa Maria del Colle e San Giovanni Paolo II della Basilica Santuario Madonna del Colle di Lienola, in collaborazione con la Fondazione Il Cuore in una Goccia Onlus e il Policlinico Gemelli di Roma. Sarà ospite come relatore Giuseppe Noia, direttore dell'Hospice Perinatale del Policlinico Gemelli e presidente della Fondazione Il Cuore in una Goccia Onlus.